E chiunque di loro vi dirà che la meditazione non è una pratica, non è qualcosa che ci fermiamo 5 minuti al giorno, ci estraniamo o ci stacchiamo, ci prendiamo tempo per noi, e ci sta, ma è uno stato da raggiungere attraverso queste pratiche. Quindi questo esercizio che si fa, come lo stiamo facendo oggi, ci serve in qualche modo per avvicinarsi a raggiungere quello stato di meditazione. Che vuol dire meditare? Potremmo, non fare nulla mentre non si fa nulla è meditare. Stare seduti mentre si sta seduti è meditare. Lavare i piatti mentre si lava i piatti è meditare. Ascoltare la persona mentre si ascolta una persona è meditare. Parlare con la persona mentre si parla con la persona è meditare. Dormire mentre si dorme, meditare. Stare in bagno mentre si sta in bagno, meditare. Sembra facile, eppure una delle cose più difficili in assoluto. Vedete che cosa sta? Stare in qui ed ora. Se noi riuscissimo a stare sempre in qui ed ora, staremmo meditando. E stare in qui ed ora ci porterebbe a risolvere la maggior parte dei nostri problemi. Perché? L'umano ha, purtroppo, capacità, ma anche ci sei, ha una capacità che è quella cognitiva, ma anche dei grossi limiti. Purtroppo l'essere umano è l'unico in grado di preoccuparsi. Prova, ci siamo? È l'unico in grado di preoccuparsi e peggio ancora di posso occuparsi. Che è la cosa peggiore, non è una cosa fantastica su questo. Cioè sì. Perché preoccuparsi vuol dire stare male per qualcosa che potrebbe accadere in futuro, ma che non si sa. Quindi ci troviamo in presente con una ipotesi teorica di un futuro. Poi c'è chi va oltre, che ormai il pericolo è scampato, ma gli dice: pensa se fosse stato. Avevamo fatto l'altra volta per fare un paese dopo i vari fattori. Eravamo passati tutto, eravamo trasferito, eravamo arrivati a casa nostra, stavamo girando, e si lascia, pensa se fosse. Ho detto, ma sono 2 giorni che abbiamo fatto tutto il caso, che c'è stato sempre il sole, abbiamo finito, stiamo girando, perché devi porre il tuo stato in un ambiente negativo che non può esistere. Perché? Questi sono umani. Adesso ci gioco, però quante volte scambiamo l'incidente in macchina e stiamo male per le prossime ore. Pensa se ci fossimo fatti male. Non ti sei fatta male, è passato. Basta, è venuto. La presenza, hai scampato l'incidente. Questo purtroppo è una cosa tipica degli umani, perché nessun animale ha questa teoria. Gli animali si prendono una qualunque animale, ma sta brucando, e bruca, e mi sta bloccando, quindi sta nel cuore bloccato. Arriva un leone, vede il leone, smette di brucare e scappa. Il leone l'ha seminato, smette di seminare il leone per mangiare. Punto. E ce la siamo persi, perché il problema non è quella connessione, ce l'abbiamo, sta qua dietro. Il problema è tutta la parte qui. E ho passato tutte quelle neanche che ci facciamo. Quindi noi la connessione istintiva ce l'abbiamo. Peccato che poi, in qualche modo, ci informiamo in una serie di cavolate mentali che non ci portano a stare da qui ad ora. Quanti di voi stanno realmente ascoltando adesso? Qui stiamo facendo un'invenzione, questa è un'invenzione. Se voi state realmente ascoltando adesso, state meditando. Se voi state nella vostra attenzione e non vi passano per la testa altre cose, non vi passano altri pensieri, non vi passa la lista e la spesa che dovete fare domani o qualunque altra cosa, siete qui coscienti della vostra sensazione del vostro corpo che si poggia sul tappetino per terra, consapevoli del vostro respiro, consapevoli delle emozioni che queste parole vi possono dare dentro, ma non state meditando. Se il vostro pensiero scappa da qualche altra parte, non state meditando. Non sta venendo qui di loro. Tutte queste pratiche in qualche modo servono per poter riuscire a stare
nel piedone. È una cosa interessante. Interessante sarebbe se il microfono funzionasse senza interruzioni. No? Non faccio. Una cosa interessante che mi è stata fatta notare da uno sciamano thailandese che incontrai tempo fa in una conferenza, e mi disse: sai qual è la più grossa distanza che possa esistere dentro di noi? E mi spiego che la grande distanza non è la più grande distanza che può esistere, non è che può essere da qui all'Australia, o da qui alla Luna, o da qui al Sole. Dice, la più grande distanza che esiste è quella che c'è tra il cuore e la mente. Nel momento in cui riusciamo ad accorciare queste due distanze, con una equilibrio, quindi a farle scomparire, noi entriamo in connessione con il nostro vero Dio. E qui potremo metterci dentro tutta una parte scientifica di altri personaggi che hanno dedicato la loro importanza al cuore. Se non avessimo usato per spiegare il mondo più forte, potremmo dire che il nostro cuore è quella parte lo spirito della nostra anima. Quella parte di noi che sa perché sta su questa terra, sa che fare, che cosa vuole fare. Io penso che forse è un modo più libero, però mi allontano troppo. Prego, ok. Possiamo dire che il nostro cuore è il luogo della nostra anima. Per anima possiamo intendere quella parte di noi che va in piedi di vita in vita, se vogliamo credere alle altre vite, che sa tutto quello che siamo venuti a fare su questa terra e che in qualche modo ci guida, sempre che riesca a comunicare con noi. Ma per comunicare con noi deve arrivare qui. E se questa distanza è enorme, quello che ci arriva, arriva con interferenze, arriva distorto o non arriva proprio. E quindi noi continuiamo a seguire magari una strada mossa dal nostro ego, piuttosto che dalla nostra anima, e poi ci arriviamo per così una distanza. È abbastanza semplice capire se siamo in linea con il nostro cuore. Se le cose ci vanno bene, siamo sani, vitali e tutto funziona nella nostra vita, siamo in linea con la nostra anima. Se c'è qualcosa che fa male, se c'è qualcuno che ci fa del male o a cui noi permettiamo di farci del male, se c'è qualcosa che in qualche modo lo storto, o peggio ancora, c'è qualche disturbo fisico che noi malattie, siamo arrivati al punto che la nostra anima ci sta comunicando che qualcosa non va. Ma non potremo accelerare questo percorso, non potremo fare in modo di creare e di ridurre e di annullare completamente questa infinita distanza che sta tra cuore e mente, così che il cuore possa comunicare. Si può fare, questo è molto interessante. Se vogliamo vederlo dal punto di vista scientifico e volete approfondire questo, potete andare sul sito della Hermat. Se parlate in inglese lo comprate qui, perché allora che non abbiamo un videoproiettore, se non vi ho fatto provare un aggeggino particolare. Cosa hanno studiato queste persone dopo 20 anni di studio? Hanno scoperto che se si riesce a mettere il cuore in una sorta di coerenza con la mente, riusciamo ad ascoltare, a prendere decisioni, a ottenere risposte che arrivano direttamente dalla nostra parte superiore, senza farci influenzare da niente. E questa modalità, che ve lo può far vedere, ma è soltanto una dimostrazione, viene utilizzata e insegnata in Italia, da politici, da tutti quelli che in qualche modo devono prendere decisioni. Immaginate se di fronte a una decisione, invece di prenderla d'impatto dal vostro ego, con le vostre preoccupazioni, con il vostro passato, con tutte le vostre crisi mentali che possiamo avere in quel momento, venisse presa direttamente dalla nostra anima. Venisse presa direttamente, o meglio, ci venisse guidata direttamente da quella parte di noi che sa perché ha attirato quella persona, quell'evento, quella scelta da fare. Sarebbe molto più facile e sarebbe molto meglio. Nella stessa maniera possiamo chiedere alla nostra parte, al nostro cuore, il perché di determinate cose.
se ci viene una malattia, un disturbo fisico, ultimamente quando appena sono rientrato in Italia la congiuntivite tutti e due gli occhi, qualcosa che non volevo vedere ovviamente, ma cosa? Perché c'erano tante di cose che non volevo vedere in Italia. Quindi mi sono chiesto, che mi ha dato una risposta estremamente pratica, se ci riusciamo ad addestrare questa parte, possiamo farci guidare direttamente dalla nostra parte superiore. E la cosa bella è che non è difficile, estremamente semplice. Quindi un po' per sperimentare questo, e vi chiedo però di scegliere almeno una domanda a cui vorreste una risposta da estrarre. Io vi darò alcune che vi aiuterà ad avere risposte. Tra l'altro sfrutteremo anche una qualità intrinseca della nostra mente e del nostro cuore. Nel momento in cui noi facciamo una domanda, la nostra mente non può mandarci questa, non può mandarci una risposta. Questo è obbligatorio, cioè la risposta può non arrivare subito, ma è lì dietro la vostra barriera mentale. Appena vi distraete, vi arriva. Classico caso di quando avete qualcosa sulla punta della lingua, sapete di saperlo, ma non vi arriva. Appena più ci pensate che non vi arriva, appena vi sarete, vi arriva. È lo stesso principio. Però se fate la giusta domanda, otterrete la giusta risposta. Ricordando le logiche, se c'è una cosa imparato negli ultimi anni, è che non c'è nulla di sbagliato in voi. Nulla. Questo è purtroppo l'errore che facevo, a volte si attaccano l'ego, a volte bisogna, si parla di parti dentro le quali dobbiamo affrontare, come se fossero dei nemici. Ricordiamoci che quelle parti che a volte decidiamo di affrontare sono quelle che gestiscono il nostro sistema immunitario e ci ammalano. Quindi non è tanto meglio da affrontare come se andassimo con uno spirito contro un esercito bolgarico. Quindi più che affrontare, sempre meglio andare con una terapia e diritti. Come possiamo metterci d'accordo per andare sulla nostra strada assieme invece che andare uno contro l'altro? Attenzione, non è detto che la risposta della vostra anima vi piaccia, perché ricordate che voi siete venuti qui in qualche modo a imparare, a evolvervi, a dire non ce ne dimentichiamo queste due cose. Quindi tutto ciò che vi accade in qualche modo vi accade perché serve ad evolvervi. Attenzione, voi vi evolvete quando c'è dolore, ricordate quando vi palestra. Se alzate sempre lo stesso peso è comodo, i muscoli sono freschi. Quando alzate pesi più grossi di quelli che erano e iniziate a sentire i muscoli che si tendono e fanno male, allora state crescendo. È la stessa cosa col vostro spirito. I problemi vi arrivano perché uno li sapete risolvere, anche se pensate di non riuscirci, ma qualunque problema, qualunque sfida vi arriva solo ed esclusivamente perché lo potete risolvere e perché è un mezzo della vostra anima, del vostro cuore per poterlo risolvere, per poter crescere. Quindi nel momento in cui fate le giuste domande otterrete le giuste risposte. Le giuste domande non prevedono mai la domanda perché capitano tutti a me, che risposta volete che danno a me? Che se le voce, quella è la risposta, da lui non c'è bisogno di mai che si sente una storia tanto. Quindi le domande non sono mai perché, possono essere cosa mi vuoi comunicare con questa persona che mi ha mandato, questa malattia che mi è arrivata, questa pena bestia che è arrivata oggi, ce la dobbiamo fare noi, questa domanda. Quindi nel momento in cui ci chiediamo questo, ricordiamoci che cosa mi vuoi comunicare o in alcuni casi da cosa mi vuoi leggere. Ricordiamoci che la nostra mente non è stupida, fa sempre la cosa migliore per noi, per quello che sa in quel momento. E spesso e volentieri è una mente che ragiona in tempo di 6 secondi. Quindi fa quello che sa e quello che è accaduto. Quindi, mentre parlo, io sto dando tempo per scegliere almeno una domanda da farvi nel momento in cui devo dire. È una cosa abbastanza semplice, quindi vi consiglio di farlo quando volete a casa. Sarà una piccola attenzione.
attenzione sul cuore in una determinata maniera che ti permetterà di creare coerenza. Se avessimo per bere un computer con il videoprojettore, vi mostrerei come in quello stato mente e cuore diventano in quel momento potete farvi la domanda. E la domanda può anche essere una scelta da fare. Quindi questa cosa che devo scegliere, cosa devo fare? Attenzione, le risposte che vi arrivano vi possono arrivare in qualunque forma. Quindi, detto che vi arrivo la risposta stampata di una lagna, okay? Potrebbero arrivarvi sotto forma di immagini, potrebbero arrivarvi sotto forma di simboli, potrebbero arrivarvi sotto forma di metafore, potrebbero arrivarvi sotto forma di persone, di fotografie, di suoni, di sensazioni, di qualunque cosa. Quindi l'unica cosa a cui dovete fare attenzione è fatta la domanda, attendere tutto ciò che vi arriva come prima impressione. La prima risposta è quella di come si diceva durante i libri. Tutto ciò che vi arriva subito è quella rilevante. Attenzione, potrebbero dopo la risposta contrastarvi con il vostro cuore, se più lento del vostro cuore. In quello stato di coerenza, quindi annullando la distanza tra cuore e mente, noi permettiamo al cuore di comunicare con la nostra parte cosciente e quindi di metterci consapevoli di quello che in qualche modo ci sta comunicando. Questo ci permetterà di evitarci che per dirci qualcosa debba farci cadere asteroidi sulla nostra macchina, farci venire malattie, farci fare qualcosa. È una sorta di chiamata telefonica, quindi come se noi avessimo un numero di telefono da passare. Ascolta, devo fare scelta, e lo fa. E se fai questo, basta un piccolo stato di interno. Ovviamente, molti di voi stanno, se stanno qui, probabilmente stanno già militari, quindi il consiglio è sempre quello di scendere nello stato di intenzione iniziale, e ne faremo un rilassamento breve, e dopo ci connetteremo col cuore. Come funziona la connessione del cuore? È molto, molto semplice. Basta, prima di tutto, focalizzarsi sul nostro cuore.